Agrigento, la frazione Cannatello, tra degrado e gravi disagi. Alcuni residenti invocano soluzioni e interventi al microfono del videogiornale. Dario Piparo. Il numero delle associazioni cittadine ad Agrigento sembra crescere proporzionalmente a quello dei disagi. E se l'interventismo cittadino contempla una sfilza di positività, non si può dire lo stesso per quanto riguarda gli stessi disagi. La neonata associazione socioculturale Logos ha diramato un comunicato per evidenziare la situazione riguardante il litorale di Cannatello. Il problema fondamentale riguarda la barriera in tufo, deteriorata e in condizioni di assoluta precarietà. La zona registra una crescita nel periodo estivo, considerate le presenze di alcune strutture ricettive. Ed è proprio su questo aspetto che si incentra la preoccupazione dei residenti, come possiamo dedurre dalle parole di alcuni membri dell'associazione Logos. Sappiamo bene che Agrigento ha un bene che è il litorale, diciamo, agrigentino. I turisti che verranno nel periodo estivo, vedendo questo diciamo, scempio, non vanno altro che deteriorare ancora di più, diciamo, l'immagine della provincia di Agrigento. Quindi il nostro vuole essere un appello, un monito all'amministrazione Zambuto affinché si adoperi realmente ad essere presente e a risolvere il problema. Dal punto di vista, diciamo, strutturale del litorale. Intanto l'amministrazione sembra aver mosso un primo passo verso la risoluzione del problema, con un sopralluogo di alcuni membri della Protezione Civile avvenuto questa mattina, al fine di analizzare e concepire l'area di intervento. Praticamente ogni agrigentino, affacciandosi alla finestra, ha la possibilità di riscontrare un'anomalia, una carenza o un disagio più o meno tangibile. La convivenza col problema diventa sempre meno sopportabile e ogni nuova segnalazione, urbana o di malcontento vario, si va accumulando in una catasta selvaggia, gravosa ai massimi storici, che viene da chiedersi se qualcuno, alla fine, riuscirà davvero a scioglierla.